Massimo. Un saluto a tutti da Zed Amici, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo episodio della Italian Race. Qui su Farming Simulator 19 siamo a bordo del piccolo Action, perché dobbiamo andare a rifornire, come avete visto dalla screen, insomma dalla miniatura eccetera eccetera, dobbiamo andare a rifornire questa, che non è altro che la nuova zona di stoccaggio balle, nel quale non passiamo e ci siamo incastrati. Vabbè, volevo passare sotto per farvela vedere da dentro, ma eviterei di farlo con questo muletto. Allora, mod che si può avere solo con la Global Company installata, è sicuramente un buon metodo per stoccare le balle e liberarci la tettoia per i vari mezzi. Qui ho fatto un po' di paciugo, ma dovremo venire a rifinire il campo nuovamente con un aratro, poi in modo da recuperare un po' di spazio. Adesso ragazzi, sposto un attimo il 130 qui. Spostiamo dove non disturba, molto bene, e pian piano ci portiamo tutte le balle. Allora, io provo a farlo senza fare danni, ma non so se sarà davvero possibile, infatti non lo è. E che non so neanche se ci passiamo più di tanto qua. Ok. No. Bene. Non so come facciamo a non ribaltarci con quattro balle, però approfittiamo della docile fisica di Farming per andare a stoccarle. Adesso io devo capire dove, ecco, una, due le abbiamo lasciate lì, dove si scaricano. Ok, si scaricano qui, perfetto. Perfetto, una se l'è presa, ma l'altra no. Poi una se l'è presa e l'ha messa dove? Perché qua dentro non c'è. Andiamo a vedere dall'altra parte, perché ci sono due trigger, uno sull'anteriore e uno sul posteriore. Non so se le mette dentro. Automatico, non capisco. Adesso pian piano ci arriveremo, ragazzi. Non conosco bene la mod. Non l'ho letta, l'ho vista. Ah, eccole lì che le ha messe. Perché ne ha messe due? Ok, potrebbe essere un po' buggata la mod. Va bene. Ne ha messe due. Ah, ne ha messe due, ragazzi, e vi spiego perché. Perché queste sono quelle da 4000. Io le ho fatte da 8000, quindi ne fa spawnare due. Quindi dovremmo tornare a fare balle da 4000 per semplificare il lavoro di questa. Di questa mod, che in alternativa secondo me potrebbe essere anche che impazzisce. Poi spawnano solo quando ci allontaniamo. Allora, vediamo se di cattiveria riesco a
far tirare giù sta balla infernale che ho preso male. Ok, vedete che pian piano spawnano, secondo me ci mette tanto perché va in confusione col fatto che le balle sono da 8000, quindi probabilmente con le balle da 4000 funziona un po' meglio, credo. Adesso poi le faremo da 4000, dovrò ricordarmelo in fase di imballaggio. Comunque dai, secondo me è stato un buon acquisto, abbastanza intelligente, perché ci permette di tenere le balle tutte stoccate qua, ordinate, alla larga da varie intemperie, ci dà la possibilità di stoccare un po' di più di mezzi all'interno qua della zona animali. Abbiamo sacrificato, è vero, un po' di campo, sì, quello sicuramente, però diciamo che nel complesso, secondo me, l'idea non è stata male. Poi ovviamente aspetto sempre i vostri commenti per sapere cosa ne pensate. Adesso pian piano andiamo avanti. Con lo stoccaggio sarà dura perché, ecco, tocca sopra, mannaggia, vabbè. Non ho preso manco una alla fine, non mi era rimasta su quella, mannaggia. Vabbè, pian piano, con calma ragazzi, facciamo tutto. Se riesco a prenderne almeno una, facciamo tutto. Non posso prenderle a pari del terreno perché sennò non riesco, faccio fatica a scaricarle. Sì. Oppa là là. E a questo punto, ragazzi, visto che comunque abbiamo la season, visto che comunque abbiamo quindi le vacche vanno alimentate ogni giorno, andrei a questo punto anche a rimettere di default il carro miscelatore, perché comunque dandogliene poco al giorno, insomma, di cibo, non serve fare dosi di razione mista esagerate come magari quando senza la season, che vanno a mangiare praticamente ogni 10, andiamo a riempirla ogni 10 giorni la mangiatoia, e diventa sicuramente un po' più comodo magari avere un carro miscelatore che contenga parecchia razione mista. Qui diciamo che non è, adesso così con la season, non è indispensabile, insomma non mangiano tantissimo. Io mi dimentico sempre che c'ho il coso davanti qua per pulire. Eccoci ragazzi, allora c'è stato un piccolo salto temporale, per voi è durato un decimo di secondo, per me è durato un po' di più. Allora, cosa è successo? Niente di che, ho attaccato uno dei brevigliari per provarlo, perché ho sostanzialmente sistemato quella parte di campo che avevo modificato per mettere giù quei capanni
per le balle. Ho finito anche di seminare il mais, sia il mais verde che il mais da granella. E adesso, ragazzi, andrò a farvi vedere il praticamente, fra virgolette, risultato finale, anche se dobbiamo ancora... Oh, lunghi! È pericolosa sta... È pericolosa sta macchina con la mod, quella dello slittamento. Allora, praticamente questo è quanto, nel senso che, scusate, ma stavo sistemando il microfono e sono andato a sbattere duramente. Allora, ho rigirato i capanni perché, in modo che quando veniamo a prendere le balle vediamo quanto in realtà è pieno. Quindi adesso le balle le scarichiamo dietro e le carichiamo davanti. Una cosa che non ho fatto è risistemare il carro miscelatore, quindi adesso andrò ad aggiornarlo in modo che, ragazzi, possiamo, siccome con la season dobbiamo dare da mangiare solamente una volta al giorno, cioè una volta al giorno a tutti gli animali. Cosa andremo a fare? Andremo a rimetterlo di default in modo che non abbiamo poi problemi per quello che riguarda le balle. Le balle torneremo a farle da 4.000 litri anziché 8.000, eccetera eccetera eccetera. Qui, come vedete, adesso abbiamo lo spazio finalmente per andare a sistemare tutti i nostri attrezzi che servono per gli animali. Ho venduto anche la botte del latte, quella rallata, e ho preso questa timonata, che è la stessa identica della la Thunhammer della che abbiamo preso per l'acqua. Ho preso questa per il latte, visto che lo tiene, l'ho fatta a colorazione bianca anche perché tiene molto di più. Tiene, aspettate che vediamo quanto tiene. Tiene, dov'è? Botti animali. Tiene ben 18.000 litri anziché gli 8.000 del rimorchio del tank rallato. A questo punto, visto che mancano da portare queste due balle, direi che possiamo tranquillamente andare a portarle a posto. Anche qui ho venduto, tra l'altro, anche, ragazzi, il muletto a tre punti, perché alla fin fine, adesso come adesso, non è più utile come prima, perché comunque non dobbiamo più andare a impilare le balle, quindi ce la caviamo benissimo anche con solo il sollevatore frontale e la forca per balle classica. Qui, come vedete, ho risistemato il campo. Purtroppo lì è rimasto il cemento, perché adesso, magari, per quanto poco conto io nel mondo di farming, chiederò con tutto me stesso che alla Terra ed Acqua Team, al TDA Team, che magari ci sia la possibilità nella prossima mappa che uscirà, quindi nella Italian Rice XL, di comprare anche tutti quelli che sono gli spazi al di fuori dei campi, quindi strade, contorni della mappa, eccetera. Questo perché si può modellare più facilmente, insomma, e poi si andrebbe anche a risolvere il problema delle adesso andiamo a vederlo, andremo anche a risolvere questo problema qua che abbiamo avuto qua con le erbacce in mezzo alla strada, perché qualora noi potessimo comprare sta strada, potremmo comunque andare a sistemarcela, insomma, è tutto. Nel prossimo episodio faremo un po' di giri, perché qui bisogna ritornare a dare da mangiare, da bere, insomma, ai nostri vigneti, a innaffiare, a irrigare. Poi dovremo andare anche a vedere una nuova cosina che ho fatto. Quindi io lo registrerò di seguito, voi lo vedrete domani. Detto questo, da Zed è tutto. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, dare un'occhiata a tutti i link in descrizione, fra cui trovate, importantissimo, il canale Twitch, dove ultimamente sto streamando praticamente quasi ogni giorno la serie in multiplayer della Off Bergman.
con parecchi di voi sta nascendo una bella cosa, insomma, quindi sono felice di ciò. E Discord lo trovate, insomma, anche per giocare insieme, trovate tutte le info, bla 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 bla. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.